Sono Marco Valente di Awand Records. Ho iniziato ad ascoltare jazz intorno ai 17 anni, studiando un po' la storia del jazz attraverso un'enciclopedia. Mi ricordo che ogni settimana non vedevo l'ora che uscisse il fascicolo da studiare. E questa cosa è andata avanti per mesi e nel frattempo continuavo appunto a comprare dischi, a comprare tutto quello che mi incuriosiva di più. Questa passione per il jazz è andata avanti per un bel po' di tempo, finché intorno ai 20 anni ho deciso di studiare contrabbasso. Dopo qualche anno ho anche incominciato a suonare un po' in giro. Questa passione continuava a crescere dentro di me, finché a un certo punto ho deciso di dedicarmi esclusivamente alla musica, al jazz appunto, prima come divulgatore, nel senso che a un certo punto ho fondato un sito internet che all'epoca si chiamava Italian Jazz Musicians, era il 1997 e internet era proprio agli inizi. Poi in seguito, siccome molti degli utenti del sito mi chiedevano come reperire dischi di jazz italiano, decisi appunto di aprire un piccolo shop specializzato soprattutto in jazz italiano. Questo era già nel 1998 e il sito è ancora attivo, tra l'altro si chiama jazzos.com, finché poi nel 2001 non ho fatto questo ulteriore passo, appunto quello di iniziare a produrre dischi, cosa che avevo già in mente da tempo, mi ruotava nella testa già da un po'. L'occasione è arrivata appunto nel 2001 quando, parlando con Gianluca Pietrella, lui non aveva ancora fatto il suo primo disco da leader, per cui parlandone è venuto fuori l'idea, insomma, di produrlo insieme, di unire insieme le forze, e a quel punto tutto è venuto di conseguenza. Ho iniziato a pensare appunto ad un nome per l'etichetta, ho iniziato a pensare ad una grafica, a mettere su appunto un'idea di base, aiutato anche da Cesco Monti di Segni e Disegni, che è stato il grafico di Awand per tutti questi anni. Abbiamo prenotato lo studio a Udine da Amerio e a settembre eravamo lì in studio a registrare questo primo disco che si chiama X-Ray, e da lì poi è andato tutto di conseguenza. X-Ray è stato subito un successo, eravamo in studio a settembre, l'abbiamo pubblicato ad ottobre e a gennaio, dopo 3 mesi, Pietrella ha vinto il Top Jazz come miglior talento. Questa esposizione ci ha dato una grandissima carica e siamo stati subito in vista come appunto una novità per il mercato discografico italiano. Dopo pochi mesi sono stato contattato da Berzatti, che voleva appunto entrare in studio sempre da Merio per registrare il suo nuovo gruppo che si chiamava Bizzart, con Aldo Romano e Emanuel Bex all'organo, per cui anche il secondo disco è stato registrato lì ad Udine e anche quello ha avuto un successo immediato. Anche Berzatti ha vinto il Top Jazz come miglior talento, per cui diciamo i primi due dischi sono stati già un notevole successo. Entrambi hanno colpito nel segno e le recensioni e i feedback sono stati subito molto molto positivi, e questo poi ha portato tutto di conseguenza. L'etichetta ha preso subito una direzione abbastanza chiara, documentare tutto quello che stava succedendo nella nuova scena del jazz italiano, appunto Pietrella, Berzatti, Paolo Sorge, Paolo Angeli, Tossani. We'll be right back.
questi primi anni abbiamo prodotto anche dei musicisti americani, tra cui David Binney, che tra parentesi è stato molto importante nella scelta del nome Awand, perché appunto all'epoca volevo che il nome suonasse esotico ma anche, diciamo, pronunciabile dal mercato estero, e quindi da una rosa abbastanza ampia di nomi poi siamo riusciti ad arrivare ad Awand, approvato anche da Binney, e poi alcuni altri musicisti come Bobby Previtt, Kung Fu, Oat Talmo con Steve Swallow, Miles Okazaki e The Wise, ospiti del trio di Gaetano Partipilo. Insomma, in quegli anni il legame tra Awand e la scena newyorkese era abbastanza forte, e questo legame appunto con la scena newyorkese ci ha portati a festeggiare i primi 10 anni di Awand nel 2011 proprio a New York, con la collaborazione di Luca Fadda, Enzo Capua e Silvana Porcu. Ci siamo ritrovati ad organizzare 10 concerti in 5 giorni in alcuni dei club più importanti della città, con ospiti Tim Berne, Bobby Previtt, The Wise, Oat Talmo, Shane Hensley, Ray Anderson. È stato un evento ovviamente importantissimo per noi e soprattutto per i musicisti che hanno partecipato, i musicisti italiani che sono venuti, hanno preso un aereo apposta per essere lì presenti a festeggiare questi 10 anni. E questa è stata l'occasione anche per far partire un'idea che ancora oggi portiamo avanti, che è l'idea degli Awanders, cioè di un tentetto che un po' rappresenta il collettivo che ruota attorno ad Awand Records. Il primo concerto appunto degli Awanders è stato proprio lì a New York nel 2011 per i festeggiamenti dei 10 anni, e tuttora gli Awanders sono ancora una delle formazioni principali di Awand. Appunto è un collettivo modulare che è cambiato nell'arco degli anni, ma che è la fotografia del nostro collettivo, della family, così come a noi piace chiamarla, di Awand Family. Il concetto di Awand Family poi è rappresentato ancora meglio da Awand Days, una residenza di una settimana qui a Biceglie con 30 musicisti che hanno prodotto nuova musica apposta per l'evento, con concerti ogni sera in ogni angolo della città. Awand, che è un'etichetta che seguo da quando è nata e della quale ho seguito le evoluzioni in tutti questi anni, credo rappresenti fondamentalmente un tentativo ben riuscito di intercettare le potenzialità di una scena, di musicisti prevalentemente anagraficamente giovani, non necessariamente, però di media musicisti giovani. Il tentativo e la possibilità di creare attorno a un'etichetta un'idea possibile di una scena e di una condivisione generazionale. Tra l'altro gli Awanders sono stati coinvolti in una bellissima residenza ad Arezzo nel 2020, proprio pochissime settimane, un paio di settimane prima del lockdown. E da quella residenza è venuto fuori un lavoro che vorrei dire è veramente bellissimo. Il disco si chiama Texas ed è uscito sia come CD che come LP con il supporto della SIAE.
proprio per i 20 anni di Awand abbiamo deciso di rinnovare il logo, che ora non è più di un unico colore ma di 5 colori diversi. Ogni colore rappresenta una delle serie, una delle collane, qui è divisa l'etichetta. E abbiamo ovviamente rinnovato il sito e abbiamo una nuova newsletter a cui ovviamente vi invitiamo a iscrivervi e speriamo di produrre musica per almeno altri 10 anni. Ci vediamo nel 2031 per festeggiare i 30 anni di Awand.